scrivervi e non farvi questa improvvisata. Vi prego dunque di scusarmi. La mia è stata una decisione brusca. Ma non per questo poco meditata, sono giorni e mesi che ci penso. Posso sapere cosa hai deciso? A cosa hai pensato? Lascio il seminario. Definitivamente? Sì, credo proprio di sì. Sì. Non so se è una buona o cattiva notizia. Io non sono mai stato d'accordo sulla tua scelta di prima, lo sai. Ma adesso, questo cambiamento improvviso, a cosa è dovuto? A tante cose, papà. Sento che la vita fuori dal seminario è tutta da vivere, da sperimentare. Sempre in direzione dell'altruismo, del bene per tutti, non è egoismo mio. In seminario però mi sento come frenato. Vedo questa nuova patria nata da poco, con tutti i suoi problemi, l'analfabetismo, le malattie, la miseria. E sento che le preghiere non bastano a risolverli. Io voglio fare qualcosa di più impegnativo, di concreto, anche per i giovani di domani. Ti vuoi sposare? Avere dei figli? Non è questo il mio bisogno. Innanzitutto voglio fare altri studi. Sì, lo so, le condizioni di casa non lo permettono, ma potrei lavorare e intanto studiare. Non è impossibile. Il signor Bekis, l'ingegnere amico della nostra famiglia, la scorsa estate qui a San Martino mi ha parlato, dicendomi che ha bisogno di giovani nel suo studio di Torino. Io subito le ho risposto che no, grazie. Ma in questi giorni mi è tornato in mente. Potrei sentirlo. Sì, Torino è lontana, ma è la capitale. È là che succede tutto, che si decide tutto. Questi nostri paesi sono fermi a secoli fa e per cambiarli occorrono strade, energia elettrica, medici, cose che solo a Torino si possono stabilire, programmare. Perché l'Italia sia uguale dappertutto. Senti, adesso vai a riposare. E domani ne riparliamo, fammici pensare. Va bene.